auspicabilmente sì, a fare la comparsata. Ok, ci dovremmo essere. Dovremmo, ok, ci siamo. Ah, bene, ok, ci risiamo di nuovo. Okay, stacca la, il volume. Ok, ci siamo. Ah, bene, ok, il mio è staccato. Stacca la, anche il nostro, perfetto. Allora, dove eravamo rimasti? Si chiese quel famoso personaggio, a noi tanto caro. Dove eravamo rimasti con la... Bene, allora, eravamo rimasti alla casa di reclusione di Rossano. E allora, Rossano deve essere visitata da un consigliere regionale che è Francesco Morelli, e la casa di reclusione di Rossano ha questa particolarità, lo ripeto se non si fosse sentito prima per chi ci sta ascoltando, vale a dire che ha una sezione speciale, e sono reclusi in questa casa di reclusione 4 detenuti che provengono da Guantanamo, e nel quadro di un po' l'iniziativa del Presidente degli Stati Uniti Obama di chiusura del carcere di Guantanamo e quindi la distribuzione su vari paesi dei detenuti che stanno lì in quelle condizioni. E 4 di questi detenuti sono ospitati nella casa di reclusione di Guantanamo in una sezione speciale. E poi c'è la casa circondariale di Vibo Valentia che è stata visitata ieri da Bruno Censore con una serie di accompagnatori, un consigliere comunale del comune di Serra San Bruno, il presidente della provincia di Vibo Valentia e altre persone che in questo momento non mi sovvengono. E come sono andate le visite che abbiamo fatto con Doris Lomore e Anna Rossomando? Allora, a Cosenza abbiamo trovato una situazione particolare e vabbè, sovraffollamento, questo qui c'è dappertutto, e sia a Cosenza che alla Lamezia Terme c'è una situazione che è questa, il sovraffollamento. I detenuti sono in pratica il doppio della capienza regolamentare e un terzo in più rispetto a quella che loro chiamano capienza tollerata. Capirete bene che un terzo in più della capienza tollerata, se già la capienza tollerata genera un certo che di disagio, avere un terzo di popolazione in più è veramente un disagio estremo. Il disagio estremo l'abbiamo potuto constatare visivamente sia a Cosenza con celle con letti a castello molto strette, celle di 12 metri quadri con 6 persone, ma in particolar modo l'abbiamo potuto constatare alla casa circondariale di Lamezia Terme, che è vero che è una casa piccola, ci sono soltanto 2 sezioni e le celle sono in totale, se non ricordo male, 8, sono un po' più grandi però sovraffollate. Cioè, abbiamo visto proprio in prima persona quella situazione dove se tutte le persone ospitate nella cella, cioè tutte le persone ospitate nella cella contemporaneamente non riescono a stare in piedi perché l'ambiente è talmente stretto. Poi soprattutto alla Lamezia Terme c'è un grosso problema di luce diretta nella cella, essendo un vecchio convento fatto con criteri chiaramente di una volta, il problema è anche la luce, non c'è luce diretta, c'è addirittura una cella cieca che ha soltanto luce artificiale, questo è molto grave, è una propria tortura. Poi la situazione in generale, se io posso fare un termine di paragone tra Cosenza e Lamezia Terme, possiamo definire che a Cosenza hanno il pane ma non i denti, a Lamezia Terme hanno i denti però cosa voglio dire? Allora, Cosenza è una casa circondariale completamente ristrutturata, però con una serie di problemi. Allora, loro hanno chiaramente la doccia nella cella, il bagno chiaramente nella cella, quindi possono fare ogni giorno la doccia, questo è positivo. E poi hanno tutta una serie di servizi, però la palestra nuovissima chiusa perché non c'è l'istruttore, e l'area verde bellissima, ampia, con 4 gazebo dove addirittura lì si potrebbero fare i colloqui con i bambini quando è bel tempo, chiusa, anche curata quest'area verde, però chiusa perché mancano ancora i vetri blindati sulla postazione lì di sicurezza. E poi c'è un centro radiologico modernissimo e proprio la sezione ospedaliera nuova chiusa perché manca il personale. Insomma, i problemi che vivono, ecco perché a Cosenza hanno il pane ma non hanno i denti. Cioè, c'è una struttura che potrebbe veramente
fare quelle attività. Adesso utilizzerò un termine che a me non piace, però purtroppo rende precisamente l'idea di che cosa stiamo parlando e quindi sono costretto ad usarlo, l'attività trattamentale. Mamma mia, ecco, allora, fa paura. Come... è infatti, come parola è bruttissima, però per attività trattamentali, che in gergo tecnico sono poi quelle attività che servono per accompagnare il detenuto lungo il percorso della sua pena, che poi dopo lo deve riabilitare e reinserire nella società. A Cosenza c'è la possibilità di farlo, non si fa per problemi poi tutto sommato piccini, c'è addirittura, potrebbero lavorare, c'è un'officina polivalente, purtroppo è chiusa perché non c'è il personale per la sicurezza e non c'è neanche il lavoro. Ci sono a Cosenza 18 detenuti con gravi problemi psichiatrici, all'interno non hanno lo psicologo, hanno una convenzione con due psicologi esterni, i quali però fanno soltanto 9 ore a testa al mese di attività. È incredibile. Esatto, per una popolazione carceraria presente a ieri di 432 ospiti, diciamo, detenuti, soltanto 18 ore di attività di psicologia interna, e con 18 detenuti con problemi di natura psicologica gravi, conclamate, accertate, insomma, questo è gravissimo. Così come ad esempio alla Lamezia Terme, il servizio sanitario, allora lì è vietato ammalarsi, cioè nel senso, lì ci sono due turni di 3 ore, per cui riescono a coprire i sanitari un solo turno di 6 ore, quindi nelle restanti 18 ore della giornata è vietato ammalarsi, infatti. Esatto, e compreso chiaramente i sabati, domeniche, chiaramente, insomma. Insomma, un quadro allucinante, direi, più che il sovraffollamento, più c'è queste cose, no, che danno un po' l'idea di quanto la situazione da questo, sia insostenibile, da questo punto, no? Da questo punto di vista assolutamente sì. E più posso dire che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Assolutamente nulla, anzi, quello che è accaduto veramente di grave, di pesante, è accaduto a metà luglio si è tolto la vita il provveditore della Calabria per gli istituti penitenziari, Paolo Quattrone. Adesso noi non possiamo sapere, non avendo lasciato neanche lui un biglietto, noi non possiamo sapere se il suicidio di Paolo Quattrone, del dottor Quattrone... Sì, l'abbiamo citato nella rassegna stampa. Sia riconducibile, voglio dire, ad un discorso professionale o per altre ragioni. E certo è però che Quattrone, appunto, era sotto inchiesta, era stato rinviato a giudizio, è stato però quella persona che non solo teorizzava, ma aveva messo in pratica, con la ristrutturazione del carcere di Cosenza, fatto ad economia, per cui senza attivare quella burocrazia mastodontica dai tempi biblici, utilizzando anche gli stessi detenuti per molti lavori. E il carcere di Cosenza in pratica è rinato dopo che Paolo Quattrone ci ha messo mani, ed era una delle carceri più problematiche della Calabria dal punto di vista strutturale, perché fino a 2 anni fa c'erano serissimi problemi di infiltrazione d'acqua, per cui c'erano le celle quando pioveva e stavano lì con i secchi e le bacinelle per cercare di non allagarsi. La Lamezia Terme invece, ecco, lì abbiamo respirato un'aria diversa di Cosenza, mentre a Cosenza abbiamo respirato, anche parlando con il direttore, e io lo dico fuori dai denti, anche perché non c'è niente di male nel dirlo, e a noi ci ha fatto l'impressione di quella persona che proprio vuole assumersi il minimo della responsabilità. E quindi quando succede questo, significa quando un istituto penitenziario, per cui tu hai a che fare non con un magazzino merci dove entrano 100 kg di grano, escono 50 kg di patate, cioè a che fare con persone umane, quando hai davanti una persona che non ha neanche coraggio di assumersi alcune responsabilità, per cui il burocrate per eccellenza, è chiaro che tutto diventa più difficile.
I detenuti a Cosenza ci hanno riferito di avere un rapporto assolutamente splendido, hanno parlato, hanno citato proprio splendido, ma tutti abbiamo avuto la ventura, la fortuna, ci hanno fatto parlare liberamente senza la gente ad origliare, devo essere sincero. Doris Lomora ha scelto il padiglione, ha chiesto al direttore quanti ce ne sono, e dicevo qui ce ne sono tre, bene, andiamo al terzo allora, va bene, quindi la, veramente non siamo stati, diciamo, pilotati nella visita che abbiamo fatto proprio con quando siamo andati a visitare i detenuti, e quindi diciamo che è stata molto spontanea, sono state molto spontanee le risposte, perché sai, quando magari tu vai in visita e c'hai l'ispettore dietro le spalle, sì, un altro, ovviamente sì, scattano tutta una serie, no, di autocensure, ovviamente. Esatto, questo invece non c'è stato, per cui possiamo ben credere, cioè crediamo alla assoluta sincerità di questo rapporto splendido fra detenuti e corpo di polizia penitenziaria. E giù invece alla Lamezia Terme abbiamo respirato un ambiente diverso, un ambiente invece che vuole darsi da fare. Ecco, ad esempio la palestra alla Lamezia Terme c'è, ma in che modo c'è? Purtroppo lì anche per buona volontà di chi ci lavora là dentro, no? Che si assume la responsabilità magari di fare anche un lavoro più duro e di mettersi anche in condizioni di minore sicurezza, ma dare la possibilità ai detenuti di sgambettare con le ciclette in un budello di corridoio, quindi in una zona dove teoricamente lo standard di sicurezza non è rispettato all'interno del carcere. Poi dopo il perimetro è perfettamente sicuro, voglio dire, però c'è gente che si assume questa responsabilità e dice: beh, queste sono persone, di conseguenza anche se io devo assumermi una responsabilità che se succede qualcosa ricade anche un po' sulle mie spalle, ma gli do questa possibilità. È un po' il discorso che facevamo, scusa, perdonami, con la storia della discarica, no? Se non c'è qualcuno che si assume la responsabilità di farsi qualcosa, di fare qualcosa, ovviamente. Esatto, quando tu hai davanti, incuria, no? Esatto, se hai davanti il muro burocrate, tutto quanto poi dopo non si muove. Invece quando trovi persone volenterose, ecco, abbiamo visto a Cosenza la scuola funziona o non funziona. A Lamezia Terme la scuola funziona in una stanza assolutamente insufficiente, in una stanza stretta e angusta, però funziona. E lì il senso di responsabilità, anche il ringraziamento di queste persone che operano in condizioni difficili. Abbiamo parlato ieri anche con gli agenti alla Lamezia Terme, dove ci dicevano: è dura, cioè chi ci ha accompagnato, che era il responsabile del turno, e la direttrice non c'era perché la Lamezia Terme non era stata annunciata la visita, in quanto non eravamo sicuri sugli orari, e quindi ha detto: andiamo, tanto possiamo andare, i parlamentari possono andare senza annunciarsi. E il responsabile del turno ci disse: beh, io sono 27 anni che faccio questo mestiere e sono stanco di continuare di lavorare in queste condizioni, però ogni giorno mi do i calci, perché qui comunque la direttrice, tutto l'ambiente, si cerca di, diciamo, di fare il possibile per alleviare i disagi dei detenuti e soprattutto per cercare di rispettare la lettera della certo. Accompagnare queste persone, cercare di renderli meno incattiviti possibili nel momento in cui hanno scontato la loro pena. E di restituirli alla società, diciamo. E di restituirli alla società come persone, non come testi. E perché poi queste condizioni, e noi è tanto tempo che lo diciamo, Rita Bernardino è tanto tempo che lo dice, perché ne ha visitato decine e decine di carceri, se ti costringono a stare per anni come una bestia, poi dopo diventi una bestia, ti trasformi inevitabilmente. E quello che dicevamo in conferenza stampa ieri era proprio questo: se noi abbiamo un interesse, cioè se vogliamo veramente curare l'interesse nazionale per quanto riguarda la sicurezza, noi dobbiamo curare le condizioni del carcere, cioè il carcere deve assolvere alle funzioni rieducative di reintroduzione di queste persone nella società. Anche perché io
lo dico sempre, cioè ogni volta che è possibile vado a fare la visita in carcere, io non ho assolutamente nessuna simpatia nei confronti di chi ha commesso reati di chi diciamo ha usato violenza sulle altre persone, però bisogna avere anche il senso di responsabilità, di non essere i forcaioli di turno, perché è facilissimo dire metteteli dentro e buttate la chiave. Cioè la civiltà è completamente un'altra cosa. Sì. E costa fatica. È come diceva il maestro Voltaire, maestro di tutti noi, no? Il livello di civiltà di un paese si misura anche visitando le carceri, quindi quale migliore, no? Esattamente, ma nella situazione in cui ci troviamo adesso c'è addirittura qualcosa in più, perché mentre noi abbiamo un governo che fa la faccia truce, no? Nei confronti di tutta quanta questa massa di disperati, e condivido ma alla virgola le dichiarazioni recentissime di Rita Bernardini e di tanti altri parlamentari che dice: ma come si fa a riempire le carceri di persone per un reato dove non c'è la vita? No, il reato di clandestinità. Cioè, questo è un qualche cosa che cioè, la recidiva della clandestinità, perché sì. Poi c'è il discorso del CIE, e anche lì si apre un po' un vaso di Pandora quando andiamo a vedere la situazione anche dei centri di identificazione ed espulsione. Però questo qui è un reato dove non c'è la vittima, il reato di clandestinità è una condizione, e noi siamo quel paese che questa condizione l'ha fatta diventare reato, in una situazione che era già molto difficile per quanto riguarda la detenzione in Italia, che l'ha aggravata ulteriormente, e adesso ci troviamo in una situazione che ci sta per esplodere. Una bomba a tempo. Marco, siamo in fine di trasmissione. Sì, quindi l'ultimo minuto vorrei dedicarlo ad un ringraziamento. Allora, io voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali e i deputati di tutti gli schieramenti che in Calabria quest'anno sono riusciti a coprire il 100% delle carceri, e voglio ringraziare anche la stampa. Questo per una volta posso dirlo, perché hanno dato veramente a livello locale ampia copertura dell'evento, prima e durante, nel senso che anche quando ho fatto il 13 il comunicato stampa di annuncio è stato ripreso da tutti i quotidiani a diffusione. Oh, finalmente un segnale confortante, insomma. Esatto, e poi portali internet, anche siamo stati intervistati anche da una radio che è molto seguita nel Cosentino, e oggi è stato veramente un piacere acquistare proprio la mazzetta dei giornali e trovare le foto, trovare articoli corretti, e voglio dire, hanno veramente hanno svolto il loro ruolo di informazione, perché è questo l'unico modo anche per far passare il messaggio che intendiamo proporre alla cittadinanza tutta, perché poi Ferragosto in carcere ha questo come obiettivo, l'obiettivo è quello di far conoscere la situazione carceraria a più persone possibile, non soltanto al circuito dei parlamentari e al chiuso poi dei palazzi del potere. E l'ultimo ringraziamento a Franco Pontieri, che ci ha accompagnato, che è il presidente del Consiglio Comunale di Nocera Catarinese, che è il comune dove noi abbiamo sede come associazione, perché questo rientra in quell'ottica che abbiamo voluto anche coinvolgere un pezzettino di istituzione locale, perché i comuni possono fare tanto per le carceri, e poiché ci vuole maggiore, sempre più collaborazione da parte delle amministrazioni locali, che devono favorire la nascita di quei centri di volontariato attraverso anche delle onlus che possono poi dopo entrare nelle carceri e fare attività di qualsiasi natura, proprio per aiutare l'istituzione carcere ad assolvere al proprio compito. Perfetto. Grazie Marco, veramente grazie, io ti ho ascoltato accanto a Salvatore, non so se riesci a vedermi, non riesci a vedermi, no, ovviamente. Vabbè, non ti perdi anche. Insomma, Salvatore, oh, come ti permetti? Sta parlando Landelon. No Marco, veramente in gamba, e anche con te diciamo quello che abbiamo detto con Francesco Poreda, la trasmissione della domenica prossima dal 22. Proveremo appunto, siccome siamo in una fase totalmente sperimentale, poi dai primi di ottobre
invece andremo in onda con una programmazione, un palinsesto quotidiano, e sì, domenica prossima proprio proveremo la staffetta tra le regie e conduzioni, e quindi tu sei uno di quelli, uno dei pilastri di questa web TV, e quindi ci saranno due o tre ore, vedremo poi sulla base di come ci organizzeremo, con la regia conduzione fatta direttamente da te. Sarà uno degli staffettisti, diciamo, porterà il testimone. Porterà il testimone di TV Radicale. Sarà un piacere fare questa staffetta con voi, andiamo avanti così, perché le trasmissioni stanno riuscendo veramente bene, e chiaramente banda permettendo, oggi sì, abbiamo avuto qualche problema, ma speriamo insomma di non averne più in futuro. E poi comunque stiamo sperimentando ai limiti veramente la... quella che sono le potenzialità di una web TV radicale. Marco, ti ringraziamo, salutiamo. Grazie, grazie a voi. Ciao Marco, salutiamo Marco Marchese, ricordiamo il segretario dell'associazione radicale calabrese Calabria Radicale, e sicuramente lo vedremo, come abbiamo già detto, la prossima settimana, e andiamo a collegarci con Matteo Mainardi con estremo ritardo, ma recupereremo anche con